Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova il tiro e c'è il gol dell'Atalanta. Errore madornale e gli avversari ringraziano. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Ancora dentro! Va di testa! La toglie dalla porta! Palla allontanata senza troppi complimenti. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Tocca con la testa! Va in rete! Ora doppio vantaggio per loro. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. L'Atalanta può gestire un comodo vantaggio di due reti. Azione fallosa, nessun dubbio. Pedro Biang. L'appoggia sulla fascia. Berardi. Riceve la palla. Va giù. Rischiano tantissimo con questo fallo. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Grande risposta di Gollini. Doveva sfruttare meglio questa grande occasione. Atebur cerca la fondo sulla sinistra. E c'è un bel pallone in avanti. Si libera la grande. Prova a tirare. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Prova a verticalizzare. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Traoré, sicuri in fase di palleggio. Raspadori! E c'è la rete! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Il Sassuolo decide per un'altra sostituzione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Burabia. Tentativo di allungare il gioco. E sarà rimessa con le mani. Obiang, ed ecco il cross. Para con grande sicurezza. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo.
momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Calcio di punizione per l'Atalanta. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Cerca l'uomo là davanti. Pronto al tiro! Miracolo di Consigli. E qui falliscono nuovamente, una grande occasione. L'Atalanta si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Prova il filtrante. La allontana con forza. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Jim City. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Un passaggio deleterio. Scodella in avanti. E trova il compagno. Se ne va. Attenzione! Qui cerca... Miracolo di Consigli. Che salvataggio da parte del portiere! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Gran colpo di testa! Completamente fuori misura. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. La fame di vittoria è stata quella decisiva, nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie Fabio, alla prossima. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.